Notiziario Eolie, vivere e raccontare, Aracne TV, puntata numero 71. Cari amici, Lontani e vicini, Giacomo Viviano è un perfetto benefattore che amalgama golosità, gusto e sapore con la trasparenza di una sana artigianalità le cui formule vivono nella sua mente come dolci creature. Giacomo, è vero che il primo dolce non si scorda mai? è vero, non si scorda mai. Ecco, ma quale dolce ci riferiamo? Il primo dolce che hai mangiato o il primo dolce che hai costruito? Il primo dolce che ho costruito con gli occhi e le ho mangiato con gli occhi, assaporando nella memoria. Quindi tutto un fai da te lo sei fatto e te lo sei mangiato pure, eh? Sì, è vero. Io da ragazzino, quando c'erano le feste paesane, mi incantava guardare quelli che facevano i torroni sulle bancarelle. Ecco. E stavo lì ore e ore a guardare, a vedere tutti i passaggi come facevano per realizzare il torrone, perché ai tempi mica c'era internet o chissà che Certo. cosa. E quando poi arrivavo a casa, le mandorle non ci mancavano mai. Lo zucchero c'era sempre, io mi mettevo all'opera dopo che tornavo da scuola e creavo il torrone e poi me Ecco. lo mangiavo con gusto. E quanti anni avevi con lo sastro? Ai tempi avevo 6 anni. 6 anni, quindi è iniziato molto presto. Quindi Molto diciamo che a 6 anni hai mangiato il primo dolce che ti sei preparato. sì. Ecco, ed è proprio iniziata lì la tua passione per diventare maestro di alta pasticceria, da una bancarella all'altra. No, e la mia mamma lo diceva sempre, la passione dei dolci è innata, ce l'ho sempre avuta, anche se nella vita ho fatto tanti altri lavori e l'arte della pasticceria l'ho conservata solo come hobby. Poi 25-30 anni fa ho iniziato seriamente facendo un laboratorio di pasticceria a casa insieme a mia moglie e da lì abbiamo iniziato a fare dolci tipici. Eoliani come nacatole, cassapiedi, quello che sapevamo fare che ci avevano tramandato i nostri genitori. E da lì poi è nata l'esigenza di fare sempre di più, sempre meglio, di conoscere. Ho incominciato a fare tantissimi corsi alla Fuga da Rimini, una scuola di pasticceria di alto livello dove ho incontrato tantissimi maestri e campioni del mondo o figli di pasticcieri, e da lì sono andato sempre a cercare il massimo e il meglio che ci potesse essere. Ecco, parliamo un attimo dei famosi nacatole che hai menzionato, che spicchi tenda. Quante varianti esistono? Tantissimo, ogni famiglia ha la sua. Ecco, e la tua qual è? Diciamo, Quella. a nacatola madre, o spicchi tendo padre? Allora, quello che noi pensiamo, la nostra filosofia è che un dolce deve essere dolce sì, altrimenti non può essere chiamato dolce, ma non molto dolce, e deve essere una prelibatezza, diciamo quasi un bocconcino. Infatti le nostre nacatole non sono altro che una boccata, cioè lo metti in bocca e si deve sciogliere usando tutti gli ingredienti senza additivi chimici o senza dove c'è una coltivazione bio, per esempio cioè dei presidi slow food dove noi attingiamo, che ci danno una certa garanzia, una certa sicurezza del prodotto. E poi è tutta una manipolazione a mano, come si faceva tantissimi anni fa. Ecco, guardandoti dentro nel tuo laboratorio, nel tuo posto di lavoro, eccetera, tu hai già definito la provenienza degli ingredienti che adoperi. Ma Sì. nell'impasto è proprio vero che nel tuo impasto c'è il cuore del profumo, si sente a distanza. Sì, e infatti innanzitutto c'è il nostro cuore, mio e di mia moglie. Tanto. Poi ci sono queste mandorle che non sono molto fine, ma sono tritate grossolanamente, in maniera che in bocca senti un pochino lo stucchiolio, zucchero,
cannella e succo di mandarino, nient'altro, nient'altro, perché gli ingredienti non devono essere troppi, perché non dobbiamo coprire niente, devono essere equilibrati, che uno nel mangiarlo deve sentire prima uno e poi l'altro ingrediente. Mentre nella sfoglia esterna c'è la farina e c'è lo strutto e impastati con la malvasia. Ecco, per preparare i tuoi dolci segui delle regole precise e meticolose, oppure tu e tua moglie, la signora Marisa, inventate al momento? Allora, ci sono i dolci della tradizione, che quelli rigorosamente devono essere fatti per come venivano fatti e come sono nati. Poi abbiamo una serie di dolci dove noi, con la nostra esperienza e i nostri studi che abbiamo fatto nel settore, facciamo dei calcoli di grassi, di zuccheri, che non devono superare una certa cifra, per dargli quel tocco di amabilità e di un boccone ne vorrei un altro, perché per noi un dolce deve essere fresco, deve essere dolce sì, ma non troppo, e ne voglio un altro pezzo. Il tuo dolce preferito, scusa? Quale? Il tuo dolce preferito. Il mio dolce preferito è il tramonto eoliano e la cassata eoliana. La cassata eoliana non è altro che una rivisitazione della cassata siciliana. Siamo fatto con pan di Spagna, però nel pan di Spagna io metto una bagna alla malvasia, solo malvasia, poi ci metto la ricotta, io uso una ricotta vaccina per non essere molto aggressiva, anche se ci andrebbe quella di pecora, però io uso una ricotta vaccina che è molto più delicata. L'addiziono con un 15% di zucchero, anche un pochino di meno, per non esagerare sempre nello zucchero, e dentro la farcisco con ricotta e capperi canditi che mi candisco io. Io uso candire i capperi, che sono quelli che sono le primizie della raccolta, che vanno da tutto il mese di maggio, fino aprile a maggio, e questi qua io li raccolgo e me li candisco e faccio poi questa cassata. Al di fuori gli metto una passata di granella di pistacchio e poi la decoro con dei rami dei capperi. Ecco, ma hai brevettato questo cappero candito? No, nel cappero candito è nato, l'idea è nata a Salina da Roberto Rossello, buonanima, che adesso non c'è più, che lui, il giovane Rossello, esatto, che lui insieme a un cuoco siciliano che non ricordo il nome avevano iniziato a fare questa specie di canditura, che prima era una caramellizzazione anziché arrivare a una canditura, e lui andava avanti facendo delle prove. Poi lui ha avuto l'incidente, non c'è più. Una sua amica me li ha presentati e mi ha detto: sai Giacomo, guarda, ci sono questi. Io, curioso, li ho attenzionati e ho fatto dei corsi di canditura e sono andato a candire i capperi, però non in quella maniera, ma a modo mio, come è più giusto, perché io uso un metodo tipo osmosi. Ecco. Senti Giacomo, quanti dolci personalizzati ti richiedono i tuoi clienti? O gli amanti dell'alta pasticceria, per me? Diciamo che da un anno all'altro i turisti vengono e mi dicono: io mi ricordo quel tramonto eoliano, io sono amante della cassata, me la fai? E mi fanno ripetere, anche se io vado cercando di cambiare, ma le ricette rimangono sempre, quando un cliente le chiede sono sempre pronto a riprodurle. E ultimamente com'è cambiata l'alta pasticceria in questi anni? Com'è cambiata? Io penso che più che la pasticceria è cambiato l'essere umano. Secondo me la nuova generazione non è abituata a quei palati della tradizione.
è abituata a dolci già pronti, a dolci già confezionati, presi dal fast food. Per cui a volte ci sono delle richieste che sembrano assurde. Oppure, per esempio, una torta di cake design, bella, decorata, appariscente, come tu vuoi. Però per i nostri palati tutta quella crema al burro diventa stucchevole e dopo un pasto, magari un pasto abbondante, perché di solito sono fatti per quelli, diventa un dolce molto pesante, non gradevole. Per cui si è passati a fare la torta finta e poi la torta quella vera, da evitare tutta quella pasta di zucchero, quel burro, quella crema al burro. Ecco, possiamo anche tranquillamente affermare che il dolce non potrà mai essere quello industriale. Il dolce non potrà mai essere quello industriale. Secondo me il dolce è quello della nostra pasticceria di fiducia, dal nostro amico, che andiamo e gli chiediamo: vorrei questo gusto, vorrei una novità, o vorrei quello che mi hai fatto l'altra volta, secondo me il dolce è questo, è freschezza, è semplicità, non deve essere molto pasticciato. E soprattutto inseminato per durare, no? E adopero la parola inseminato per non dire sì, una parolaccia. Lo zucchero costa meno di solito. Ecco, tu quando hai iniziato, no? Ti sei rivolto anche alla scuola, oltre alla tua bravura, ai tuoi sentimenti e alla tua passione. E chi è stato il tuo teacher di riferimento, il tuo collega oggi di riferimento, il tuo maestro? Il mio maestro è un grande campione di pasticceria, campione del mondo di pasticceria del 2016, e si chiama Rossano Vinciarelli, che tra di noi è nata un'amicizia particolare che va al di là del rapporto di lavoro. Ecco, la pasticceria è femminile, è un caso che la campionessa mondiale di pasticceria del 2024 sia la francese Nina Metayer? No, anzi, io sono orgoglioso di tutti i miei colleghi che riescono ad affermarsi e a fare dei campionati, perché so benissimo dietro ci sono tantissime ore di lavoro, tantissimo sonno perso, prove e riprove, e riproviamo con questo e riproviamo in questa maniera. Nella bilanciatura c'è studio, c'è sacrificio, non si arriva così. Per arrivare in cima ci sono tanti gradini da superare. Molti si studiano, ma molti si superano in laboratorio, in prova. Ecco, e senza andare lontano nel tempo con tutti questi sacrifici, sappiamo che sulla pedana ci sei arrivato anche tu con un bronzo nel 2024 per la miglior colomba tradizionale, sì, che hai vinto la medaglia a Massa Carrara. Massa Carrara, sì. Sì, in quel preciso momento, che gusto hai provato quando ti hanno messo la medaglia al collo? Incredulo. Quando mi hanno chiamato non ci credevo, pensavo che avessero sbagliato, perché non mi credevo all'altezza della... Ho partecipato, spinto dai colleghi e degli amici pasticcieri che facciamo parte della federazione: no, ma Giacomo lo devi fare, no, ma la tua colomba, no, ma lo sappiamo. E spinto da loro, ecco, allora dico, vabbè, partecipo, ma ci sono andato senza avere idea di quello che andavo a fare. Ecco, e tu, fra le altre cose, insieme alla tua signora Marisa Crivelli, siete stati nominati maestri di pasticceria. Sì, quale significato quando ti hanno detto maestro, maestro, maestra? E dolcezza. Sono delle soddisfazioni che ti spingono a fare meglio e di più. Ecco.
Tu fai parte ormai delle eccellenze italiane di pasticceria, partendo da un borgo naturale dove impasti, pensi, vedi il sudore che scende perché è bello fare il pasticcere, ma dietro c'è tanto, e ci sono tante manate anche di farina, non solo di zucchero, vero? Eh sì, c'è tanto sonno perso. Ecco, e raccontami una cosa, quando prepari la marena per un pasticcere abituato al dolce, che sapore lascia la marena? La marena? Sì. Ecco. La marena nella sua amarezza è dolcissima. La dolcissima marena, eh? Sì. Senti, c'è un famoso pasticcere di origine eoliana che ha incantato l'America. Parliamo di Buddy Valastro. Lui ha incantato e addolcito l'America. Ma secondo te, per la bontà dei dolci o per le forme artistiche create con alle spalle un'alta falegnameria di famiglia? Ricordiamo che un parente era il buon Valastro, suonatore di flauto da un lato nella banda musicale, e maestro di falegnameria dall'altra. Ricordo benissimo il signor Valastro, conosco meno il campione, diciamo che è bravissimo nel dare forme, nel dare estro a qualsiasi tua richiesta o a qualsiasi evento. Lui si inventa le cose all'americana, grandiose, infinite, che sono bellissime da vedere. E per l'America vanno benissimo anche il palato, ma per noi in Italia, che siamo in un paese un pochino più caldo di temperature, siamo su un'altra linea di parallelo, quelle creme per noi risultano un po' troppo stucchevoli. Dannose anche. Ecco, Sì. non so se sai la leggenda di quando gli ritirarono la patente in America a Buddy Valastro, no? Gli fecero soffiare il famoso palloncino. Lui si difese dicendo: appena finito di Allora ho preparare fatto un babà. Sì. il babà. Allora il poliziotto rispose: cane, nessuno è babà. Cosa c'è di vero in questa costruzione? Si può gonfiare un palloncino negativamente dopo la lavorazione del babà? Ecco. Beh sì, basta solo odorare lo sciroppo per inzuppare il babà, no? Non è necessario berlo, ma basta giusto odorarlo mentre tu lo prepari, che sicuramente vai in estasi. Ecco, quindi ha sbagliato avvocato, doveva chiamare te come Ah testimone sì, veritiero, no, o qualche altro collega. o qualche altro collega che sa la storia della preparazione del babà. Giacomo, tu ti senti più artista, più artigiano o più decoratore? Io mi sento felice di quello che faccio perché lo faccio con amore, ma mi sento un umile artigiano come tutti. Una semplicità come le materie prime che adoperi, che però passano dalla tua manualità per diventare gusto, piacere, cioè a tavola, al bar, una prima colazione, eccetera. Senti, a giorni si svolgerà a Napoli Bustos, la fiera d'oltremare, che è il campionato mondiale del panettone. Tu sei fra i finalisti. Sì. Detto fra di noi, in anteprima, è vero che presenterai un panettone con la forma dello Stromboli? Sì, diciamo, volendolo guardare, sì, io presento un panettone innovativo nella categoria innovativi e questo panettone è difficile da fare, sono anni che ci lavoro dietro perché è sfogliato. È un lavoro molto più lungo e richiede 3 giorni di lavori dietro un impasto,
perché a un certo punto viene fatto, fino a un certo punto viene fatto come tutti gli altri impasti, poi verso la fine però viene sfogliato come un cornetto, per cui viene intrecciato in qualche forma che durante la lievitazione e la cottura potrebbe svilupparsi una forma facente pensare a uno stromboli o un vulcano qualsiasi. E quindi fra Stromboli e Vesuvio ci sarà così il patto del vulcano, il patto del cratere. E sì. Poi invece della lava lascerai scendere della crema? No, sono contrario alle creme. Mettere delle creme dentro i panettoni bisognerebbe mettere molti additivi, che io non sono un chimico e non mi permetterei mai, perché penso sempre che un dolce, qualsiasi esso sia, a tavola viene consumato soprattutto dai bambini, che ne sono sempre golosi, e poi dai grandi. Per cui già il solo pensiero di dargli dei conservanti chimici o dei coloranti a un bambino, già questo mi disturba. Per cui preferisco rimanere nella semplicità più assoluta. Un vasetto di crema messo in un vasetto, quello sì. Ecco, magari di pistacchio o di cappero. Bella, cioccolato e pistacchio, fatto una Nutella, messo in un contenitore di vetro, messo sotto vuoto, e lì non c'è bisogno di conservanti. Ecco, e il cappero in polvere oppure in crema? Il cappero in polvere, perché faccio già un panettone con i capperi canditi e zenzero. Bellissimo. Senti, ma... i parametri di valutazione nel panettone, tu sei fuoriuscito adesso dalla vittoria, dal trionfo della colomba, e quindi all'incirca la colomba e panettone, l'impasto simile prodotto con qualche leggera variante? Allora, l'impasto generalmente è lo stesso. È lo stesso. Identico per tutti. Solo però che in questo panettone di specifico c'è una variante che io metto una minima percentuale di farina di grani antichi di Lipari. Di Pianoconte o di Lipari? Di Pianoconte, dell'azienda Cincotta, del Mandarano, scusa. E per cui dà un'altra tonalità al gusto, e poi lo farcisco con cioccolato e arancia candita, sempre che faccio io, per dare una tonalità diversa e renderlo unico nella sua forma, nel suo gusto. Ecco, in questo campionato del mondo del panettone i valori restano sempre quelli: il peso, il colore, il profumo, l'alveolatura, la sofficità, il taglio, la setosità, ma ciascuno porta poi i propri ingredienti? Porta i propri ingredienti dove? Nel panettone? Per il panettone, sì, per preparare. Sì, come no, il panettone viene preparato a casa. Con la tua attrezzatura, perché farlo lì occorrerebbero 3-4 giorni, e poi c'è sempre il problema che non conosci il forno degli altri, perché la cottura del forno è importantissima. Solo che il panettone deve essere correlato di una brochure dove c'è tutta la grammatura di tutti gli ingredienti che tu hai usato e come lo hai fatto e il procedimento, e da lì loro, perché sono dei professionisti comunque e sono anche dei campioni del mondo anche loro, della giuria, e da lì determinano la qualità del panettone. Innanzitutto il primo esame viene fatto nella sua forma, nel peso, poi viene tagliato, viene esaminata l'alveolatura, e da lì se ne accorgono se è fatto con lievito madre o se è fatto con lievito compresso, lievito di birra o altra cosa. E poi l'odore, importantissimo, e poi viene l'assaggio. Dall'assaggio tu vedono i retrogusti, vedono la morbidezza, la sfogliatura, se è secco, se è crudo, se è cotto, se è...
e ogni esame di questo ha un punteggio che alla fine fa una somma e con quella somma si vede il livello. E con quanti panettoni parti? Perché vanno a ruba i tuoi panettoni, e quindi figurati, arrivare a Napoli la prima cosa non ti cercano un Rolex ma un panettone ex, eh? Beh, io lì ne devo presentare due. Beh, qualcuno in più la sera, poi tra di noi amici lo dobbiamo assaggiare, ecco. Quindi parti con quanti panettoni? Sette. Ne devo presentare due. Due. Ma due. Però dietro poi, quante te ne porti? Beh, diciamo che una decina me li porto. Una decina te li porti? Viaggeranno con la nave? No, io parto con la macchina. Ah, tu parti in macchina e quindi li siedi, li metti nel sedile posteriore o nel portabagagli? Dove, no, dove li custodisci? Li metto nello scatolo e li custodico bene. Bene, benissimo. Non patiranno durante il viaggio. Assolutamente no, vengono trattati come bambini. Certo, senti, lasciaci Giacomo con un saluto e una delizia, mentre noi ti auguriamo di tornare vincitore con questa coppa a forma di panettone, di salire anche stavolta sul podio, perché te la meriti per i tuoi sacrifici, per la tua preparazione e anche per i tuoi studi, perché uno dice la pasticceria, ma dietro c'è anche uno studio, c'è un'intelligenza, c'è un progetto. Grazie. Niente, io... Buon Natale a tutti. Ecco, questo col panettone di Marisa. Gli dai un buon nome Natale. Particolare al panettone? No, questo panettone, non, no. Ancora non l'hai battezzato. Ho dato sfogliato. Sfogliato, un natalino sfogliato, va bene? Un natalino sfogliato, ecco. Sfogliato, certo. Giacomo Viviano, giornalmente ha le mani in pasta, non solo per impastare e preparare pasta e pastarelle, ma per dare soprattutto dolcezza al mondo con le sue prelibatezze, col sapore delle oli che fanno presa con gli intenditori del piacere. Con il maestro di pasticceria, di alta pasticceria, Giacomo Viviano, salutiamo gli ascoltatori, lettori del notiziario, sparsi in oltre 100 paesi del mondo, Aracne TV, e buona musica con Radio Zimmari, e buoni panettoni a tutti, viva la pasticceria! Grazie e buon Natale a tutti! Grazie, alla prossima. Alla prossima. E mi raccomando.